Atletica, presenze illustri a Zagabria. Ancekovic Memorial, 67esima edizione. Zagabria indossa l'abito di gala, l'Atletica sbarca, nella serata di domani, in terra croata. Siamo al tramonto di stagione, ma i recenti risultati, a Berlino anche un primato mondiale, inducono alla massima attenzione. Croazia come detto, quindi per Kovic e Kolak. La prima è la signora del disco, senza rivali da diverso tempo, campionessa mondiale in carica dopo la rassegna londinese. La seconda è giovanissima, ma ha in bacheca un oro olimpico nel giavellotto conseguito a Rio. Arriva nell'impianto di casa dopo mesi difficili e una delusione, quella iridata, da cancellare. Il peso maschile offre i migliori interpreti in materia. Il N.1 del 2017, l'americano Kovacs, ritrova il neozelandese Vass, perfetto nell'occasione più importante. Occhio anche a Stanek, ceco di recente sopra i 22 metri. Kendricks, 5.86 domenica in Germania, vola nell'asta, Guliev accorcia, come a Berlino, e si cimenta nei 100, gara meno nelle sue corde. Contesto importante, perché ai blocchi si presentano anche Mete, Solido, Powell e Blake. Cercano risposte i due giamaicani, un crono inferiore ai 10 netti. Nei 400 HS, McMaster, unico al mondo ad abbattere il muro dei 4800 nel 2017, primo a Zurigo davanti a Warholm, incrocia il campionissimo Clement. Negli ostacoli, Shubenkov, Bay al maschile, Manning, Castlin al femminile, dove manca K. Harrison, la primatista del mondo. La Wisson, seconda sui 600 alle spalle della Semenya nel citato meeting di Berlino, torna nella sua prova, gli 800, ed insegue conferme in vista della prossima annata. Un periodo di flessione post-mondiale, poi il prepotente ritorno sotto i 4400 nei 400. Duella con Roberts, è il favorito.